il aspetta all'inferno, Jagger. Scusate se inizio direttamente con il titolo italiano, ma sentite, la musicalità è bellissimo. Jagger crepa. Benvenuti a tutti, appassionati dell'occulto, del Ken il guerriero, dell'anime Hokuto no Ken, 32esima puntata dell'anime e perciò 32esimo video della mia playlist. Vi ho già anticipato il titolo italiano, ora dunque è il turno del titolo giapponese. Quattro colpi di rabbia in sequenza. Jagger, ti aspetto all'inferno. Godiamoci anche questo momento. Doken Yon Rendan, Jagi, Jimoku de Matteiro. Kenshiro ha appena sgominato tutti gli uomini di Jagger, perciò ora si trova al cospetto del fratellastro. E gli ritorna in mente un altro flashback, cioè di quando Ryuken aveva scelto proprio lui, Kenshiro, come successore della scuola di Hokuto, dell'Hokuto Shinken. Jagger prende la notizia benissimo, con gioia. Infatti va a esternare la propria felicità con i due fratelli, Toki e Raul, e poi, chiusa parentesi pseudocomica, va da Kenshiro, attaccandolo, prendendolo a colpi di doppietta, eccetera, eccetera, per fargli cambiare idea. Siediti. Non mi piace essere minacciato con lo sguardo. In fondo io non credo che la scuola di Hokuto sia tutto al mondo, soprattutto in questo momento di perdizione. È colpa tua, maledetto, è tutta colpa tua! Qual è la reazione di Kenshiro? Afferra Jagger per la mascella e lo getta via come fosse uno straccio vecchio, come fosse un bambolotto. Io non ti permetterò di farlo. Jagger cerca di riattaccarlo, inciampa, allora Kenshiro lo investe con una raffica di pugni. Ti ammazzerò, non hai scampo, il tuo destino è segnato! Il nome del colpo lo vedremo successivamente. Jagger cade in terra, Kenshiro gli va sopra e sta naturalmente per finirlo. Ed è in questo momento che, almeno nell'edizione giapponese, dice il nome del colpo. Si tratta dell'Hokuto Hachimon Kudan. Questo nome ha una traduzione un pochettino complicata, la vedremo tra un po'. Si tratta di otto colpi sferrati in rapida successione che causano dolori atroci e al nono colpo il corpo di quello che l'ha subito si dovrebbe disintegrare. Ed ecco, proprio è al nono colpo che Kenshiro, mortacci sua, si ferma. Quanti problemi avrebbe evitato a tantissima gente se non si fosse fermato. Kenshiro quindi esegue questo colpo in maniera incompleta su Jagger. E ora arriviamo alla traduzione. 8 agonie e 9 rotture di Hokuto. In italiano Kenshiro dice, in maniera molto fantasiosa, colpo tortura della sacra scuola di Hokuto. Colpo tortura della sacra scuola di Hokuto! Nel film del 1986, il film sempre su Ken il guerriero, riviviamo questa identica scena, possiamo dire, questa scena molto simile. Quindi Kenshiro che affronta di nuovo Jagger, che quasi lo ammazza, Jagger
non subisce in effetto, non subisce in totale i colpi di Kenshiro, e nella versione del 1986 non viene detto il nome di alcun colpo, né nella versione giapponese né nella versione italiana. Invece, nel secondo OAV dedicato a Ken il Guerriero, il secondo dei cinque che sicuramente ben conoscete, quello dedicato a Yuria, abbiamo sempre la medesima vicenda. Abbiamo quindi lo scontro tra Kenshiro e Jagger. Ebbene, in questo AV il nome del colpo viene riportato correttamente. Quindi, questo evento fa aumentare ancora di più la rabbia di Jagger, fa crescere ancora di più l'odio che lui ha nei confronti di Kenshiro. Perciò, da questo momento in avanti, lo scopo della vita di Jagger è quello di rovinare l'esistenza di Kenshiro. Perciò comincia a spacciarsi per lui, anche lui si causa le 7 cicatrici sul petto, e ora sembra che si sia arrivati alla definitiva resa dei conti. Jagger e Kenshiro si trovano in cima a un grattacielo che sembra un eliporto perché si intravede un elicottero in lontananza. Nel frattempo ricordiamo come nel film del 1986 è Rei a sgominare gli ultimi uomini di Jagger, e infatti mentre Jagger e Kenshiro stanno combattendo tra di loro, li ammazza tutti e libera sua sorella Airi. Miri, sono tuo fratello, sono Rei. Jagger attacca Kenshiro utilizzando le tecniche di Hokuto e nella fattispecie usa l'Hokuto Rakangenki, cioè l'attacco dell'illuminato di Hokuto. Si tratta di un colpo che funziona così. Il guerriero assume una posizione di guardia, poi inizia a muovere velocemente le braccia, creando un'illusione che esse si moltiplichino. E infine attacca l'avversario. Una piccola nota. Il termine Rakan in giapponese sta a indicare sia Buddha, oppure più genericamente l'Arhat, cioè un buddista che è riuscito a raggiungere il nirvana. In italiano, finalmente in maniera ottima, viene tradotto come il colpo di Arhat di Hokuto. Complimenti, bravi, finalmente. Colpo di Arhat di Hokuto. Jagger utilizza la stessa tecnica anche nel film del 1986, solamente che in italiano questa tecnica viene tradotta in un modo diverso, cioè il colpo assoluto di Hokuto. Colpo assoluto di Hokuto. Voglio vedere come farai ad evitare la mia velocità. Jagger, prima di portare a compimento comunque la sua tecnica, aveva cercato, come abbiamo visto anche nell'episodio precedente, o 2 episodi precedenti, non mi ricordo, sempre il vecchio trucchetto degli aghi, questa volta inutilmente perché Kenshiro, prevedendo questa subdola mossa, riesce a bloccare gli aghi con le sue dita e perciò a schivare successivamente anche l'attacco. Che riattacca Jagger, gli sferra un pugno e gli colpisce in questo istante il punto segreto del Kyosetsu. Ecco, il nome di questo punto non viene detto nella versione giapponese, naturalmente non viene detto neanche nella versione italiana, ci viene detto nel film del 1986, quindi si tratta di una piccola gemma. Qual è lo scopo di questa tecnica, di questo colpo? Jagger, già che non gli importa il modo in cui arriverà alla vittoria, punta la doppietta contro Kenshiro. Un istante dopo la doppietta si punta contro di lui e Jagger quindi è costretto a premersi anche lui un punto di pressione e a gettarla via per non rischiare di spararsi in faccia. Che
Jagger è quindi spalle al muro, si accorge di non avere altro modo di battere Kenshiro che continuare a imbrogliare, quindi cosa fa? Spacca un tubo di benzina, inonda il grattacielo e gli dà fuoco. E nel frattempo, splendido tempismo, rivela a Kenshiro di essere stato lui a spingere Shin a rubargli Giulia, convincendolo che l'epoca in cui vivono bla 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 è troppo dura, Kenshiro ha l'animo troppo nobile, non riuscirebbe mai a proteggere Giulia, e quindi Shin, già innamorato comunque di suo, di Giulia, si convince a fare quello che abbiamo già visto e che tutti noi conosciamo. Kenshiro la prende benissimo, si infuria come una iena, distrugge il tetto del grattacielo, quindi tutti cadono in un piano inferiore, e si rinnova lo scontro tra i due fratelli. Dato che l'occulto finora non ha sortito alcun effetto, Jagger attacca Ken utilizzando la tecnica Lanto, che nei vari spin-off, nei vari prequel della serie, scopriamo che lui aveva imparato da Amiba, un personaggio che tutti ricordiamo, che incontreremo comunque in seguito. Quindi, Jagger utilizza il Lanto Seiken, ferisce Ken al volto di striscio, poi lo riattacca ma infilza una statua. Prendi questo! Ma questa è... questa è la tecnica Nanto! Ken, poco dopo, ferma un altro attacco di Jagger, bloccandolo con il gomito e il ginocchio, quasi fracassandogli la mano. È la tua fine! E poi lo colpisce con una raffica di calci, sottolineando che si tratta di colpi che lui sta utilizzando per vendicare Shin. Questa è da parte di Shin! Allora Jagger cosa fa? Afferra una colonna e colpisce Kenshiro, il quale gli ricorda che Jagger ha praticamente dimenticato le tecniche più elementari dell'occulto. Infatti Kenshiro, utilizzando l'occulto Shinken, ha reso il suo corpo praticamente duro come l'acciaio. A vedere la mia potenza! Prendi questo! La stessa medesima cosa, quindi gli stessi medesimi eventi, vengono riportati anche nel film del 1986. Ken colpisce Jagger con un'altra raffica di colpi, questa volta per Giulia. Ammazzerò lentamente! Jagger, ormai disperato, privo di qualsiasi altro mezzo per contrastare Kenshiro, cerca di afferrare una lancia che molto opportunamente si trova lì vicino. Ma cosa succede? Kenshiro ha già utilizzato l'occulto Seieiko, cioè il risveglio dei punti sensibili. Con questa tecnica, che cosa succede? Il guerriero che la usa attiva lo Tsubo Ryugan, che è localizzato nella vertebra toracica e che rende ipersensibili tutte quante le terminazioni nervose del corpo. Quindi Kenshiro, cioè Jagger, non può naturalmente utilizzare nessun tipo di oggetto. Kenshiro infatti risveglia un grande dolore in lui semplicemente sferandolo con un dito. E poi lo infilza con una freccia, che è la stessa freccia che Mako aveva scagliato contro di lui. Ken la spezza e gliela infilza nello stesso punto nella quale era stato infilzato lui. Tutto questo nonostante le suppliche di Jagger, che con una faccia davvero tosta lo supplica di aver pietà di lui. Nella versione italiana Kenshiro non dice il nome del colpo, dice semplicemente di aver colpito uno dei suoi punti vitali.
Hai colpito uno dei miei punti vitali, maledetto! Ho stimolato un punto sul tuo petto. Il tuo corpo fra qualche istante non avrà più nervi, Joker. Infine, Kenshiro lo finisce con l'ultimo pugno, in nome della sua stessa rabbia. Ed è in punto di morte che Jagger dice a Kenshiro, sia nella serie animata sia nel film del 1986, che lo aspetta una sorte ancora peggiore dell'inferno. Perché? Perché gli altri due fratelli, Raul e Toki, sono ancora vivi. Ripeti con me, Jagger è il successore della divina scuola di Hokuto! Bene, vi ringrazio di aver visto anche questo video. Fatevi un giro nella playlist dedicata a Ken il Guerriero. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se vi va un commento e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie!